E ora la rubrica Benjamin, dedicata ai libri, con il nostro direttore Gianni Riotta. In un Natale senza molti soldi, il regalo migliore è senz'altro un libro. Noi vi consigliamo Tutti i colori del calcio, dedicato alla storia dei colori dello sport più amato, un libro da leggere e da regalare. E dopo averlo fatto e ascoltato il nostro servizio, votate al nostro sito per il libro dell'anno 2008. Bisogna affidarsi ad immagini in bianco e nero per ripercorrere storie a colori. Le storie raccontate dalle maglie del calcio, casacche che hanno attraversato più di un secolo dal pallone dei pionieri ad oggi e che richiamano un codice preciso, l'araldica. Milioni di persone quindi memorizzano centinaia di abbinamenti di colori delle principali squadre nazionali o di club, esattamente come nel Medioevo si riconoscevano i colori degli scudi, delle gualdrappe, delle cotte d'armi. L'araldica è la scienza che studia stemmi e blasoni ed ecco allora che se si applica questo metodo il calcio diventa metafora di una battaglia, un torneo cavalleresco anche quando l'origine di una casacca si perde in una merceria. È il caso della Juventus che per 3 anni si ritrovò a giocare con una divisa in percale rosa. Questa maglia si logorò in questi 3 anni e per fortuna nel frattempo un socio inglese della Juventus importò da Nottingham una muta di maglie del Notts County. Da allora la Juventus è diventata bianconera. La maglia rossa del Nottingham Forest fu invece la matrice per quella del Milan, anno 1899, merito del fondatore Kilpin. E disse le celebri parole: noi siamo dei diavoli e perciò indossiamo il rosso, ma se ci mettiamo un po' di nero possiamo fare paura a tutti. Leggende, miti e storie di antiche rivalità dove si intrecciano grifoni, tori, bisce, aquile, lupi, in quell'epica moderna chiamata semplicemente calcio.